Adesso la cosa più importante è che tu guarisca. Farò del mio meglio. Ora cerca di dormire un po'. Io vado a fare la spesa, ma c'è Ariana in casa. Alex, ho una gran voglia di cetrioli dello Spreewald. Me ne prendi un barattolo? Sì, che problema c'è? Nessuno, pensavo. Ma alla fine di giugno del 1990 i grandi magazzini della patria socialista si erano svuotati. E dal paese che si trovava al di là del muro arrivarono i soldi veri. Mentre con la solita pazienza la gente faceva la fila davanti alle casse di risparmio, noi cercavamo febbrilmente il libretto di risparmio della mamma. Ardentemente sospirato da tutti, il marco tedesco ci travolse. Alleluia! Alleluia! Viva il marco della libertà! Alleluia! Alleluia! Il cambio era 2-1. La Germania vinse 1-0. Ed è gol! La Germania è in vantaggio per 1-0 grazie all'inarrestabile Lothar Matthäus! Mocca fix. Fuori commercio. Cracker Fillinger. Non la vendiamo più quella roba. Cetrioli Spreewald. Ma dove diavolo vivi? Sulle nuvole? Moneta nuova, vita nuova. Non mi dire che hai ancora lo stomaco di mangiare quelle porcherie. Nel giro di una notte, il nostro austero e sobrio magazzino si era trasformato in un Luna Park multicolore. E io dovetti salire sulla giostra. Vengono dall'Olanda. Buongiorno, signor Ganske. Ecco a cosa ci siamo ridotti. A rovistare nell'immondizia come bestie. Signor Ganske, ha dei cetrioli dello Spreewald? Cosa? Spreewald, i cetrioli! No, mi dispiace. La miseria è una brutta bestia, ne so qualcosa anch'io, giovanotto. Neanche barattoli vuoti. Oggi vorrei presentarle Rainer. Aspettiamo. Si è appena ripresa. Forse hai ragione. Sì, ho ragione. Gli Spreewald li avevano finiti. Mi dispiace. Non fa niente. Questi non sono male.